Bentornati amici di Live Music Lombardia, siamo qui con una band folk, i Rusumada. Ciao ragazzi! Ciao, ciao a tutti! Una breve presentazione, nome e strumento suonato. Allora, Claudio, chitarra acustica, armonica, ogni tanto tastiera. Margherita Maccarone, voce, shaker, tamburelli vari. Giancarlo Boari, batteria e percussioni. Buonasera, Gianmarco Soncin, chitarra elettrica. Vanni Fae, basso. Roberto Zaffarana, violino. Una band numerosa, quando nasce e come si è arrivati a questo nome? Allora, il progetto nasce nel 2013, tanto tempo fa, tanti inverni fa, anche se non troppi, però il tempo passa, ce ne accorgiamo. Nasce da un duo acustico. Io e Margherita abbiamo iniziato questo piccolo progetto, qualche piccola esperienza, qualche piccolo concorso in cui ci siamo tolti qualche soddisfazione. Poi ci sentivamo un po' soli e abbiamo deciso di fare qualcosa di un po' più importante. Ci stiamo provando. Avete allargato il gruppo. Esatto, sì. Per cui da lì abbiamo creato un gruppo Rusumada. Prima Giancarlo, l'abbiamo preso in quel di Cantù. Gianmarco, dalla Toscana, è arrivato direttamente col treno a vapore. Vanni e Roberto, siamo riusciti un po' a concludere questo cerchio. E il nome? Rusumada deriva da... è una merenda tradizionale della nostra zona, che i nostri nonni, i nostri genitori mangiavano, si abbuffavano, e per quello che in Brianza siamo un po' rotondetti. È una pietanza fatta da pochi elementi: vino rosso, uova, zucchero, e alcuni ci spara dentro... a volte anche un po' più di alcol, dipende dal grado di alcolismo. E l'idea era di fare pochi elementi mischiati tra di loro per creare qualcosa di buono, e quello che cerchiamo di fare con la nostra musica. Una giusta armonia. Esatto. Più sull'alcol o no? Un po' meno alcolica. Una via di mezzo. Ecco, come nasce questa passione per il folk e per il dialetto? Allora, il dialetto, diciamo che la passione mi è stata un po' imposta per questioni familiari. Di tradizione anche della nostra zona, in cui anche qualche ragazzo della mia età, della nostra età, parla ancora qualche parola di dialetto, non come anni fa, ma c'è ancora qualche reduce. Per cui ascoltando anche musica tradizionale della nostra zona, da lì è nata un po' la passione. Che è la Brianza, per il dialetto. Giusto? La Brianza, esatto, sì. Brianza, un po' di lago, ogni tanto ci bagniamo un po' i piedi anche lì. E il folk? Il folk è lì perché un po' tutti siamo, penso, un po' spugne. e più o meno cerchiamo di, in base a quello che ascoltiamo, poi facciamo una scelta. Io penso che abbiamo ascoltato un po' tutto nella nostra vita. C'è chi è appassionato un po' più di blues, chi un po' più di rock, eccetera. Ma sembra che il folk rock sia un po' la scelta finale. Il filo portante. Però ho letto che suonate anche altri generi, cercate un po' di mischiare. Raccontateci un po' queste influenze, come ognuno magari contribuisce. Ok, sì, cerchiamo di fare un po' una Rusumada tra generi. A volte viene bene, a volte un po' meno, ma noi cerchiamo di farla sempre meglio, come i cuochi provetti. Per cui diciamo, forse c'è, se posso dire, Margherita, che è un po' più una tradizione, un po' più di musica leggera italiana, e un po' più musica soul americana anni 50. Giancarlo Boari, un rock... italiano, giusto Gianca? Possiamo dire da chi proprio? Patito dei AC/DC e ecco, quindi proprio in maniera si incontra. Qualche maniera, sì. Niente, però trovi la giusta armonia, anche il giusto equilibrio anche nei tuoi generi musicali. Mentre io provengo dal blues. Blues è la musica che ho sempre suonato, ho sempre ascoltato, quindi ho miscelato il blues con il Rusumada. E il country, che ho letto che è qualcosa anche cosa. Country. Sì, un po' il country, Gianmarco, un po' forse Roberto, anche Vanni, e un po' quindi anch'io. Insomma, un misto, il nome sì. È anche azzeccatissimo. Ecco Roberto, io so che tu suoni il violino, quindi esatto. Questo tuo approccio dalla musica classica al folk, raccontaci un po'. Ma guarda, è vero che io studio principalmente musica classica, faccio conservatorio e tutto,
E però alla fine ho sempre ascoltato un po' di tutto, poi con loro mi sono trovato bene, loro fanno un po' di tutto e quindi è stato molto facile buttarsi. Sei stato catapultato anche tu in questo mondo. Esatto. Infatti una frase che ho letto sul vostro sito che mi è piaciuta molto è stata: sei persone, sei storie e sei stili diversi. Quindi proprio si vede la vostra immagine, la vostra anima. Ecco, racconta un po', Margherita, che sei l'unica donzella, com'è lavorare con tutti questi ragazzi? No, ma in realtà non è Santa no, Margherita. Anzi, no, devo dire, dovrei metterla loro l'aureola, dai, facciamo un po' di diamo un po'. Esatto, no, perché comunque essendo forse anche l'unica donna sono trattata bene, almeno fino adesso. Ti mi hanno viziano? Sì, no, viziare una parola grossa, sì, ormai no. Però va benissimo così, si comportano bene, sono bravi. Contro di me, perfetto. I vostri testi, come nascono? Vengono prima le parole, prima la musica? Come vi mettete d'accordo? Allora, i testi, diciamo, io vedo che su queste pareti ci sono un po' di tanti quadri, tante foto, penso che servino per riempire una parete vuota. I testi nascono da dei momenti in cui la giornata è vuota e allora serve per riempire un po' l'ambiente. Per cui di solito nascono musica e parole, nascono un po' assieme. A volte nascono le parole prima camminando da solo, a volte in macchina guardando un cartello stradale, o magari facendo un giro di chitarra. Sembra che questi tre accordi stanno bene, vediamo un po' come vestirli di parole, per cui siete molto legati al territorio, alle tradizioni, e in molti testi c'è un po' il confronto tra nord e sud, c'è anche una storia d'amore, l'Arianella. Sì, sì. Ecco, raccontateci. Bellissima. Sì. Questo vostro amore per il territorio, quindi per la vostra Brianza. Per la Brianza, noi pensiamo, noi si poteva dire per tutti che per amare gli altri territori devi conoscere prima di tutto il tuo, di casa tua, in poche parole. Però penso che nei nostri testi esca un po' fuori l'idea del rispetto per le altre tradizioni. Noi cantiamo in dialetto brianzolo perché amiamo il nostro paese, ma a volte buttiamo dentro qualche parola in calabrese, a volte in inglese o magari in futuro in toscano. Inventerete una vostra lingua a un certo punto. Però grazie per il suggerimento antisgano. Però cerchiamo di, penso che leggendo i nostri testi, ad esempio nell'Arianella c'è un confronto tra nord e sud, è un po' dissacrante rispetto al razzismo che c'era anni fa nel nostro territorio, un pochettino c'è ancora, forse adesso spostato un po' più verso l'estero. E quindi cerchiamo con le nostre canzoni di non di fare politica, perché non ce ne frega assolutamente niente, anche se è inevitabile farla parlando di qualcosa, però cerchiamo di parlare di tolleranza tra diversità. Ecco, avete dovuto fare degli studi per questo dialetto o va proprio a voce, a tradizioni tramandate? Il vocabolario canturino per eccellenza, mi ha pensato Claudio. Con il passaggio dal toscano, perché hai dovuto avere... A breve avrò un esame. Se lo supera resta nel gruppo, se no niente. Esatto. Tipo una cosa già la bass band con la Gadrega. E i vostri lavori discografici, avete qualcosa all'attivo, qualcosa che bolle in pentola, vivete più per i live? Diciamo, siamo partiti con dei live, un po' per sperimentarci, per vedere se eravamo in grado di fare qualcosa di buono. Sembra di sì, per cui abbiamo deciso di puntare su una registrazione, su un CD. Ci stiamo lavorando, ci siamo chiusi in casa, se vedi qualche occhiaia non è perché mangiamo male, ma perché ne dormiamo poco. E per cui cerchiamo di... abbiamo un progetto di fare un CD di 14 pezzi, ci speriamo, ci puntiamo molto, dovrebbe essere pronto per questa primavera e cerchiamo di fare le cose bene, per cui speriamo di farlo in tempo, ma anche... giusto Gianni? Tenendo i quattro quarti giusti, il beep giusto, tutto. Ecco, il vostro pubblico, com'è in Italia l'approccio verso questo genere molto particolare, poi in dialetto? Beh, io penso che... io sono cresciuto ascoltando un signore che si chiama Davide Bernasconi, che molti conoscono come Davide Van de Sfros, giustamente, e ha aperto un po' la strada a tanti gruppi simili al nostro, portando la tradizione americana folk in Italia. Sono cresciuto ascoltando lui, poi tutti prendono delle strade diverse. Molta gente si è abituata ad ascoltare la musica tradizionale italiana mischiata a quella americana, a country di Woody Guthrie, Bob Dylan, Robert Johnson,
e niente, per cui penso che la gente un po' si è fatta l'orecchio da Morandi, è passata ad ascoltare ancora Morandi, giustamente perché è tanto di cappello, però grazie a questi artisti. Vi ispirate a questi artisti? Sì, sì, diciamo, adesso abbiamo fatto un po', Rosumada è proprio la parola giusta, nel senso che c'è stata un'ispirazione iniziale, poi abbiamo cercato di buttarci giù dal precipizio delle nostre ispirazioni. Il vostro stile, sì, ecco, proprio a proposito di Davide Van de Sprost, so che nel 2014 avete partecipato a un festival, com'è stata questa esperienza? Molto sudosa, non perché faceva caldo e basta. Le zanzare anche, no. Erano state le prime esperienze nostre, per cui io speravo che piovesse per non andarci perché ero nervoso, però... Quel giorno c'era un sole che spaccava le pietre. Però è stato molto bello perché ci siamo confrontati con un'organizzazione di un livello professionale. Abbiamo suonato su un piroscafo un paio di volte, un piroscafo a cui abbiamo dedicato una delle nostre canzoni. È stato davvero interessante confrontarsi. Quindi vi ha arricchito e aiutato. Assolutamente sì, sì. Anche a perdere qualche chilo. Però sì. Ecco, se i nostri amici vogliono contattarvi, avete qualche pagina online, qualche sito? Sì. Abbiamo un sito internet, rosumada.com, e una pagina Facebook, rosumada.band, perché Rosumada Band, perché la pagina Rosumada è di una ragazza argentina che non ci vuole dare il nome e... che non c'entra niente con voi. No, e l'ho contattata ma non cede, per niente, cui Rosumada non cede, Band non cede. Su Facebook. Cosa farete qui stasera per noi di Live Music Lombardia? Cerchiamo di fare una bella serata, giusto ragazzi? Suonando un po' dei nostri pezzi inediti che troveremo si potranno trovare nel nostro CD, sempre in primavera. Tutti i pezzi in dialetto scritti da noi, suonati da noi, arrangiati da noi, per cui se c'è qualche errore la responsabilità è nostra. C'è già un titolo di questo nuovo lavoro? No, adesso non è ancora... No, in cucina, a mischiare insieme alle uova. Grazie di essere stati qui. Grazie con noi. Grazie. Ciao a tutti e alla prossima. Buona serata a tutti. Grazie. Buona serata.